Eccoci Gaspare. Ciao. Ecco. Ciao Ivani. Ciao Gaspare. Questo è il nome. Grazie, saluto tutti, grazie, con simpatia. Perfetto. Allora Gaspare, oggi abbiamo fatto una conferenza in cui abbiamo un po' parlato della vostra esperienza, di amicizia. Sì. E, insomma, abbiamo anche mandato quell'intervista che ti ha fatto Massimiliano e Danilo. Sì. Molte persone mi hanno fatto delle domande quando è finita la conferenza, quindi se adesso qualcuno volesse fare una domanda, magari adesso te la giro io e te la raccolgo io. Nel frattempo però volevo, siccome ho parlato anche di un concetto che so che a te è molto caro, che è il discorso dell'uretta. Ecco, se ci devi dire, perché poi è il vero senso, è il senso vero di amicizia, è proprio il concetto di uretta, no? Se puoi dirci due cose su questa... Mi sentite? Sì, sentiamo. Ecco, stavo dicendo che l'ignoranza è forse il vero perché dell'esperimento amicizia. L'ignoranza è un'energia, loro conoscono tutte quante energie, tutto è energia, questo lo sappiamo anche noi. L'uretra è l'energia che sprigiona dell'affetto, dell'amore, dell'amicizia pura. E loro la incanalavano, queste energie, nei loro strumenti, le loro macchine nelle basi funzionavano attraverso l'uretra e, diciamo, per un permesso dato loro da entità superiori, potevano aiutare la Terra in maniera occulta, noi non sapevamo neanche cosa facevano per la Terra, qualche cosa abbiamo saputo ma poco, e quindi questa rete che era la nostra, il nostro amore verso di loro, ma soprattutto tra di noi del gruppo, per gli interessi, eravamo una quindicina, e loro potevano incanalare questa energia e sopravvivere e muovere i loro strumenti nelle mani. È esaurita questa amicizia per nostra colpa, per colpa del nostro ego, delle nostre invidie, siamo terrestri, siamo quello che siamo, l'energia era troppo scarsa per sopravvivere nelle basi e se ne sono dovuti andare. Questo l'ho detto in maniera un po' grossolana, veloce, tanto per far capire, ecco. Gaspare, ti voglio fare una domanda? Voglio farti la stessa domanda che ti feci all'epoca quando mi intervistai qualche anno fa. Sì. Ti chiesi che cosa ha lasciato nella tua vita questa esperienza di amicizia? Sì, mi ha lasciato tante situazioni, tante emozioni e tante speranze, un mucchio di cose belle, però forse la cosa che mi ha scavato più dentro, nell'animo e che mi fa vivere con gioia è che anche loro migliaia e migliaia di anni fa erano come noi nell'errore, nella mancanza d'amore, e come tanti altri popoli che l'hanno fatta, anche loro hanno fatto, sono riusciti a fare quel passo quantico che dal sonno si sono svegliati, hanno capito l'importanza dell'amore ed hanno amato. Ecco, se l'hanno fatto anche loro, mi fa sperare che anche noi un giorno potremmo farlo. Questo è la speranza che mi hanno lasciato nel cuore la più viva, se posso dire. Certo. Gaspare, ti passo un attimo Massimiliano, ti faccio fare una domanda. Nel frattempo se qualcuno... Ah, ok, c'è una domanda. Un attimo solo, Gaspare, raccogliamo una domanda e te la giro. Sì. Volevo sapere... dato l'amabilità di questi esseri, come è finito il suo rapporto con Bruno?
Pronto? Gaspari, vuole... c'è un signore che ha chiesto come è finito il tuo rapporto con Bruno. Dunque, Bruno sa notizia, naturalmente. È finito bene e male nello stesso tempo. Male perché Bruno, come essendo stato per me un padre, un fratello superiore che mi ha insegnato tante cose e mi ha lasciato nel cuore un amore verso di lui che è indistruttibile, questo, però mi ha deluso un po' sul piano umano in quanto che si era comportato in una maniera non edificante verso alcuni di noi. Però io ho capito poi più tardi che poteva essere esausto, esaurito, i nervi molto scarsi per tutte le preoccupazioni e per l'onere, il peso, la responsabilità che avevo verso tutti di noi. Comunque con la mia coerenza l'ho lasciato, sebbene quando gli ho detto che me ne andavo, mi ha chiamato dopo 2 giorni, mi ha dato tante fotografie che aveva con sé, dicendo che gli amici Singhi mi aveva ordinato di lasciarmele, di darmele, che era un dono per me. Io sono rimasto di picco, poi ci siamo ancora telefonati, mi ha scritto una trentina, forse più di lettere piene d'amore, alle quali rispondevo, e poi piano piano le lettere si sono diradate e non ci siamo più sentiti. Le lettere ancora più con me, però è rimasta un'amicizia perché certe cose non si possono dimenticare, quindi è andata così, io ce l'ho ancora nel cuore, tutti possiamo sbagliare, anch'io avrò fatto chissà quanti errori e non, magari non mi sono accorto. Ivan, aspetta, c'è un'altra domanda. Sì, volevo sapere se in tutto il tempo in cui sono stati presenti con voi, che hanno avuto le basi, eccetera, se avevano avuto occasione o se vi hanno detto di aver anche raggiunto personaggi o gente di potere, comunque governi, per appunto per diffondere questo messaggio d'amore. E se le basi che avevano... No, sento una voce lontana ma non capisco. La rigiro io la domanda. Sì. La signora qua chiedeva se oltre a voi del gruppo, in 56 vi avevano detto di aver contattato anche altre persone, magari a livelli governativi o più alti, importanti, per sensibilizzare le persone a questo contatto, a questa realtà. No, durante tutti gli anni che io sono rimasto nel gruppo di amicizia, che noi tutti credevamo di essere gli unici del pianeta a far parte di questa esperienza. E anzi ci avevano detto di non dire niente a nessuno, assolutamente, perché non dovevamo essere insubbati da giornalisti, da persone che intervenivano. Poi, quando tutto è finito, Treccia, quello fisico che ha scritto il libro Contattismi di Massa, ha trovato in altre parti del mondo delle esperienze di gente simile alla nostra. Io stesso ho avuto delle telefonate, 2 o 3, non di più, di anche in Italia, di persone che mi hanno detto: guardi, signor Dramma, io vi telefono perché ho avuto per 2 o 3 anni, secondo i casi, un'esperienza molto simile alla sua e con una voce che ci parlava uguale a quella del dischetto che ha fatto sentire alla conferenza di Roma, il Cusigi, io lo credo perché la voce era la stessa. Quindi ho avuto qualche riscontro anche da una persona italiana. Ancora una domanda, Gaspari? Sì, è una domanda che gli ho fatto a Quattrocchi in una precedente conferenza, perché ho avuto il piacere di conoscerlo, e gli ho chiesto qual era il loro pianeta d'origine, e lui in qualche modo mi ha fatto capire che c'era un collegamento con la Terra. E la domanda è se ti hanno mai detto qual era il loro pianeta di origine, se c'era una connessione con la Terra?
Dunque, il loro pianeta d'origine è lui, il nome, non me l'hanno detto, non so neanche se è un nome possiamo pronunciarlo da noi. Però so che era molto lontano, era diciamo tra noi che siamo al margine della galassia e il centro della galassia, era l'elemento più vicino al centro della galassia che a noi. Ecco, poi non è che fosse un pianeta, erano vari pianeti, perché era una confederazione comprendente uomini della statura di circa 2,5 metri, 3, e c'erano degli uomini anche ancora più piccoli, tipo Sayu aveva 80 centimetri di altezza, e quindi c'erano altri popoli, per cui c'erano vari pianeti che facevano tutti parte di una confederazione. Non, ecco, questo all'incirca, perché non ci hanno detto quanti popoli, so che erano vari, pianeti, all'incirca a quella distanza dalla Terra che ho detto. Ok Gaspari, guarda, noi ti ringraziamo tanto per la tua disponibilità, poi noi ci risentiamo privatamente e ci facciamo un abbraccio, un saluto telefonico. D'accordo, saluto anche a Mirella. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao Gaspari. Ecco, ciao. Abbraccio a tutti con affetto. D'accordo, ciao. Bene, dopo questa...